Allora, vediamo un po'. Carne misteriosa con una specie di cipolla per te. Carne strana con fagioli per me. E per te vegetariano con qualcosa che sembra carne. Grazie. Allora? Dove sono? Il sottomarino li ha depositati. Sono arrivati a terra. Vieni in marina e giri il mondo. No, no, quello è il motto della Marina degli Stati Uniti, non della SBS, non ce lo rubate. Sicuro? Sicurissimo. Timer pompa automatica in pausa tra 20 secondi. 15. Tra 5. 4. 3. Si è fermata. Il raccordo è a 500 metri da voi. Poi 1 km e 200 metri in linea retta fino all'obiettivo. Sono 20 minuti a nuoto per andare e 20 per tornare. Comunicazione ok. Localizzazione ok. Ricevuto. Confermo. E se non escono prima che si attivi la pompa? La corrente li spingerà verso questo giunto dove saranno fatti a pezzi dalla pompa di aspirazione. Bel problema. Proprio così. Vi stiamo sentendo. Scusate, ragazzi, tutto bene. Ok, siamo al raccordo. Ora voltiamo verso sud. Marty, sei dietro di me. Qui 1-2, sono dietro di te. Chiedo verifica riserva ossigeno. I miei indicatori sono impazziti. Qualcosa non funziona. Ti resta il 50% d'aria. Ricevuto. Confermo. Ora sono al 45%. Scende troppo in fretta. Deve esserci qualcosa di caustico nell'acqua che corrode le guarnizioni. Perché non ce l'hanno segnalato? Come questa grata, che nella mappa non c'era. Sono fermi. Stratton. Le informazioni sulla missione erano una serie di stronzate. Nel sistema non c'è niente. Aspetta! Marty ha finito l'aria. La tubola è vuota. Ripeto. 1-2 ha finito l'aria. È passato alla riserva. Ne avrà solo per 2 minuti e non so quanta ne resta a me. Finita! 1-1, mi senti? Ripeto. Cavolo, stanno nuotando in apnea. Sì, ma ce la faranno. Mancano ancora 300 metri. Merda! Si sono riattivate le pompe. Andiamo, andiamo.
Ottimo. Aki, al ritorno andiamo via terra. Non abbiamo aria. Ricevuto. Nuova estrazione in sito 2. Aki, non dovevano esserci delle guardie? Nelle foto satellitari degli ultimi 10 giorni erano sempre almeno 15. Nemmeno una. Oh, sono molto, molto piccole. Zero, cariche pronte. Mandiamo l'elicottero al sito 2. Dovete arrivare all'uscita posteriore passando per il laboratorio. Cambiate destinazione sul sito 2. Ricevuto. Dove sono gli impiegati? Perché non c'è nessuno? Non ha alcun senso. 1-1, qui Tin Man, in arrivo fra 5 minuti. Che succede? È ancora caldo. Morti da circa mezz'ora. Oh, cazzo. Il deposito biochimico. Era il deposito. Ora è una scena del crimine di proporzioni bibliche e noi ci siamo in mezzo. È tardi. L'hanno svuotato. Merda. Che stai pensando? Sto pensando che adesso le uniche persone di cui possiamo fidarci siamo noi due. Mi piace. Aghi, nuovo cambio sito di estrazione. Sito 2 negativo. Ma la squadra sta arrivando sul sito 2. Non se ne parla, non sappiamo che cosa ci aspetta. Estrazione su di me. Negativo, lo spazio aereo iraniano interdetto. No, Zero, non abbiamo scelta. Mandami quel chopper. Aspetta, ci serve l'autorizzazione. Negativo, non c'è tempo, ubbidisci. Ricevuto, l'estrazione è su di lui. Tin Man, parla Zero, cancellare sito 2. L'estrazione adesso è su 1-1. Confermare, passo. Ricevuto, l'estrazione adesso è su 1-1, chiudo. Ora siamo in una zona calda, sei d'accordo con me? Sì. Ora! Colpito! Entra! Dai! Via! Andiamo!
Andiamo!
Ciao. Ciao. Perché non bevi mai le tue bottiglie? Non è divertente. Ieri ho sentito dei rumori da te. Hanno ucciso un gatto? Lei mi ha preso la tazza in filtro. Sì, sparita per sempre. Pensavo che l'avrebbe fatto esplodere quel tuo inutile barcone. La zona ne avrebbe guadagnato. Amo quella tazza. L'ho trovata nella prima immersione a Pool. Ah, non era giusta per te. Non hai detto così quando è arrivata. Hai detto che era la donna ideale. Beh, e adesso ti dico il contrario. Giornatina. Passami la giacca, forza. Ce ne andiamo al pub. C'era un brav'uomo di Varsavia, col cazzo così lungo che si piegava. Per evitare qualsiasi intoppo lo infilava doppio. E invece di venire andava. Coraggio, su, dimmene un altro. Un marsupiale arrapato, tranquillo e beato. Sì, era la tua preferita quando eri bambino. Un marsupiale arrapato, tranquillo e beato, andò con due puttane e gli sollevò le sottane. Quando gli chiesero di pagare, disse: ascoltate, mie care, il cuore la mangia, la voglia e se la sbaglia. Buonanotte. Allora, abbiamo deciso per Justin. Ah, Justin Henry. È un bel nome, no? Forte. Sì, mi piace. Sì. Finita la missione, lo vedrò. Così. La mia agenda è molto piena. No, signora. Sergente Stratton, lei è un agente estremamente efficiente. Tuttavia non ha la fama di rispettare l'autorità o la catena di comando. Ha cambiato il protocollo nel corso di una missione. Contro gli ordini. Credo che abbia visto la tempesta di fuoco. Non in televisione. Signora. Mi dispiace per il sergente Sturges. È una grande perdita. Ci stavano aspettando. Chiunque fossero, erano informati. E volevano colpirci. E poi sono fuggiti con quello che noi dovevamo distruggere, temo. Non solo hanno gli agenti biochimici, ma noi, e quindi Washington, sembriamo criminali di guerra internazionali. Non ho mai sentito una rabbia così da entrambe le parti. In tutto il mio mandato. Sono pronto ad accettare una punizione per la violazione del protocollo, signora. Sono felice che lo dica, sergente, ma non sarà necessario. Anche senza violazione dello spazio aereo, sono morti dei civili. Iran, Russia, Hezbollah daranno tutti la colpa a noi. Il punto è che ci sono delle armi di distruzione di massa in circolazione. E personalmente sono preoccupata delle capacità di chi le possiede. Certamente. Erano ben organizzati. E spero anche noi. Volevo capire se si era ripreso dalla missione.
Temo che le reazioni siano soltanto all'inizio. Oggi non è questo per il cazzo! A 30 secondi, resistete! Forza, resisti, andiamo! Sì, sono io, dice spedito. Senti, allora. Hai trovato qualcosa di nuovo? È stata una decisione del momento. Non volevo cambiare la tua strategia. Una volta hanno chiesto a Napoleone i suoi piani di guerra. E lui andare e vedere che succede. Tu? Napoleone? Sì, ma sono più alto. E ballo anche meglio, mi hanno detto. Avevi ragione. Così sei riuscito a proteggere la squadra. Avresti fatto la stessa cosa. Se fossi stata con voi, questo non mi consola affatto. È terribile. Stratton, non ti hanno sospeso? No. Sphinx e da Sumner, io indago su dove sia la fuga di notizie. Comunicazioni, microspie, l'organizzazione del piano. Quegli uomini sapevano che arrivavamo. Ferma, vai indietro. Che c'è? Li comandava lui. È troppo sfocato. Sì, per il riconoscimento visivo non serve. Prova con un altro frame. O prova a pulire questo. Sarei più veloce senza il vostro fiato sul collo. C'è quel sergente Stratton. Vieni con me. Dovevi tornare a casa e lasciare a te lo spasso, almeno per la nascita. Lei è Stratton? Devi essere il sostituto di Martin. Non si può sostituire. Ho visto il tuo profilo. È notevole. Grazie. Mi hanno parlato di lei, signore. Non chiamarmi signore. Mi chiamano tutti Stratton. Hai fatto due missioni in Afghanistan a Takur Gar con il Mako 30. Pericoloso. È stato interessante. Marty era il tuo comandante? Sì, signore. Eri suo amico? Sì, molto. Ero inesperto e Marty mi ha salvato il culo più volte. Eravamo quasi sempre insieme. Era un bravo uomo. Sì, bravissimo. Ho letto che hai rifiutato 3 incarichi e una promozione per questo posto. Posso chiederti perché? Si va dove si pensa di fare più del bene, giusto? Se scopro che sei venuto per vendicarti di Marty, ti rimando a calci in culo negli Stati Uniti. Non posso dimenticarlo. Non me ne frega un cazzo. Se la mente non resta concentrata sul presente, sei un rischio. Non mi prenderò una pallottola perché sei incazzato per Marty. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Chiamata dell'MI6. Il sottufficiale Monroe? Sì. Benvenuto nell'SBS. Starai col sergente Stratton. Fossi in te mi cambierei. Stronzo. C'è una quantità sconosciuta di un agente biochimico chiamato Neve di Satana in mano a un gruppo di terroristi. È uno dei patogeni aerei più potenti di cui siamo a conoscenza. Che sappiamo? Nessun gruppo terroristico ha rivendicato. Suppongo preferiscano farci subire le conseguenze. E gli iraniani non danno informazioni che possano scagionarci. Proviamo a identificare quell'uomo che ci ha segnalato il sergente Stratton. Uomo caucasico di circa 50 anni. Sembrava diverso. Dava ordini e controllava lo scontro. Abbiamo provato con i database senza risultati. Sì.
Si chiama Gregor Barovsky, servizi russi. È specializzato in controspionaggio in Europa ed è responsabile della morte di 9 agenti dell'MI6. L'uomo più pericoloso che io conosca. Con quel curriculum, perché non è saltato fuori dagli archivi? Perché è un ex agente. Era dato per morto da 20 anni. Se Barovsky è vivo... Stratton, Cummings, con me. Visto che Barovsky era una forza distruttiva e una stella nascente dei servizi russi, l'MI6 ha inviato una squadra per eliminarlo. Nel 95 abbiamo organizzato un'operazione per farlo accusare di doppio gioco. E ha funzionato. Abbiamo messo i russi contro il loro migliore agente. Poi, da informazioni ricevute, abbiamo saputo che era stato ucciso dai suoi. È stato creduto morto per 20 anni. Barovsky è un uomo realmente pericoloso e pieno di risorse. Con questa fuga di notizie è necessario agire in fretta. Io terrò i contatti con l'Interpol. Stratton guiderà le operazioni. L'MI6 si occuperà di chi può comprare o usare il gas e farà da supporto. Supporto? Scusi, da quando le forze speciali decidono per l'MI6? Cerchiamo di mettere da parte l'ego. O Barovsky ci mangerà vivi. Sì, signora. Neve di Satana. È solo una prova al livello del mare. Solo. Questo gas sarin è progettato per un uso ad alta quota. Diciamo a 300 metri e copre un'area 100 volte superiore a questo villaggio. Più che una dimostrazione per vendere il gas, sembra un test primitivo per deriderci. Per usarlo realmente hanno bisogno di una tecnologia molto complessa. Conosciamo solo 2 esperti di bombe capaci di armare questa sostanza. Adna Homsi. La sua ultima localizzazione è ad Aleppo, ma Barovsky non rischierebbe di entrare in una zona di guerra. E Tariq Alawi? Secondo l'Interpol si trova a Roma, ma questa foto ha qualche anno, da allora nessuno l'ha più vista. L'MI5 riferisce che in passato ha lavorato con il KGB. Tutte le strade portano a Roma. Io andrei lì. Esatto, è la scelta più giusta. È lui. Sì, ora lo vedo. Il nostro uomo più uno. A 50 metri, Alawi più guardia del corpo. Lo vedo. Andiamo. Ti va di andare su da me? Sì. 40 metri, arrivano a passo lento. Abita proprio qui vicino, lo sai? Tariq Alawi. Solo Alawi, senza nome. Te lo do io un nome. Asht Bandi. Sì, allora?
La versione della CNN è che gli inglesi hanno distrutto per caso un'azienda farmaceutica iraniana. Non senza l'approvazione degli americani. Non mi frega un cazzo della politica. Tu e io sappiamo bene che cosa c'era. Non la ricerca sul cancro? Gas sarin. Neve di Satana. Entrambi sappiamo che non è andato distrutto. L'hanno rubato e portato via dall'Iran. Senti, la mia idea è questa. Se volevate arrestarmi a quest'ora sarei già su un aereo verso una cella americana dove mi avrebbero torturato con l'acqua. Ma sono qui, quindi perché non vai subito al punto? Voglio informazioni. Ti hanno contattato per costruire un'arma biologica. Ok, non voglio prenderti in giro. Io so chi sei, tu sai che faccio. Costruisco armi per molta gente. Gente che vuole far saltare le sue aziende, le sue barche o le mogli. Forse per l'assicurazione. O terroristi per uccidere chiunque vogliano. Sì, un mio cliente mi ha assunto per fare un congegno di diffusione. Un congegno di diffusione? Da liquido a vapore. Molto leggero. Ti ha detto a che serviva? Dove o quando? Una cosa tipo non andare in quel posto in quel giorno e a quell'ora? No. Lui paga, io faccio. Chi muore non è un mio problema. Sei responsabile della morte di migliaia di persone. E sarai responsabile per quella di centinaia di migliaia. Non sono diverso da te. Solo non fingo di farlo per una buona causa. Li sta riprendendo un mio collega. È un cecchino della Marina degli Stati Uniti. Certo, non posso dirti il suo nome, ma sappi che è stato il miglior tiratore della sua unità per 5 anni di fila. Oltre alla telecamera, un fucile semiautomatico a recupero di gas, concepito per cartucce NATO 7,26x51 mm. A 600 metri non può sbagliare. Ti somiglia molto. Quanto ha? 5, 6 anni? Inizieremo con lui. No. Il primo è il ragazzo. No. Ricevuto. No, vi prego, non mio figlio, vi prego. Hai l'obiettivo in vista? Ho campo libero. Ok, un uomo che costruisce droni. Al mio comando. Ok, ok. Greco, è lui il vostro uomo. È russo, ma usa un nome locale. Fa cose soprattutto per dentisti, trapani. Dove vive? Ha un laboratorio al di là del Tevere. Non so altro, giuro, non so altro, vi prego. Perché non parli con tuo figlio e gli dici che stai bene? Slamu alaikum. Fayed, figlio mio. Meglio di no. Scegli un numero da 1 a 3. 2. Esatto. 1. Greco? Greco. Allora come funziona con Stratton? Che vuoi dire? Ci hai già lavorato insieme? Che tipo è? Ci ho lavorato 2 volte, inclusa Nagur. Ma è riservato, credo. Non dice mai a nessuno quello che pensa. Riservato. Marty non l'ha mai descritto così. Conoscevi Marty? Sì, lo conoscevo. Lui e Stratton erano uniti. Marty non l'avrebbe mai seguito se non si fosse fidato. Aveva il fiuto di un cane da caccia. Sapeva se avevi ragione o no. Non è responsabile della sua morte, se è quello che insinui. Scusa, non volevo insinuare niente. Sì, Greco abita qui, all'attico. Qui siamo esposti, entriamo dal retro. Andiamo.
Greco sta tornando. Sta entrando nell'edificio e ha con lui due uomini. Lo vedo anch'io. Ha dei gorilla. Quindi aspetta qualcuno. Stratton. Sì, sì. Svelti, uscite. Andiamo. Di una macchinetta, non ho trovato altro. Grazie. Attenti. Forse è lui. Troppo lontano per capire. No, deve essere lui. È Barovsky. Dobbiamo prenderlo ora. Calma. Senza il gas non ci serve. Accomodati, fa come fossi a casa tua. Sei il benvenuto. Hai portato degli amici. Abbiamo un concetto diverso di fiducia. No, è solo una precauzione. Sono sicuro che puoi capire. Visto, è lui, guarda. L'obiettivo è preinserito in tutti e quattro i droni. A una distanza di 2 chilometri dal sito, inserisci il codice. Il GPS si attiva. A quel punto hai 5 minuti. Ecco una accelerazione. Arriva sui piedi di Neymar. Lo sai, Gregor, nessun altro avrebbe potuto farti questo lavoro come me. Mi sono impegnato molto su quei droni. E voglio essere sicuro di avere la giusta ricompensa. L'ha trovata, merda! Il quale fa partire un diagonale che insalta allo spalle. Il Brasile ha appunto in un momento apparentemente di calma bianca. Un gol rocambolesco. Chi stava guardando? Io non so di che cosa stai parlando. Allora, chi stava guardando? Ah! Che stai facendo? Perché mi spari? Che diavolo ti prende? Non l'ho detto a nessuno! Non ti tradirei mai, Gregor, ti prego! Oh, che dolore! Senti, guarda, provo quel drone del cazzo e poi vattene via! Non voglio avere problemi! Ti prego, Gregor, ti prego! Da coraggio. No! 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 No!
Cosa sta cercando? Noi. Non possiamo rimanere qui, dobbiamo andare a prenderlo. Non abbiamo abbastanza uomini, ci servono rinforzi. Lo seguiamo verso il gas e poi lo prendiamo. Aghi, chiedi dei rinforzi. Aspetta, aspetta! Cazzo! Cambio caricatore! Aghi, blocca il furgone! Facciamo il giro! Aspetto! Merda! Mi piace questo parco. È un memoriale per la gente comune morta cercando di salvare gli altri. William Donald, di Bayswater. 19 anni, ferroviere. Affogato cercando di salvare un ragazzo da un pericoloso intreccio di alghe.
un pericoloso intreccio di alghe. I vittoriani sapevano usare le parole, vero? Cos'è successo a Roma? Barovsky ci ha visti. Il drone trovato a casa di Greco? Dagli indizi sembra che il drone recuperato sia uno di quattro costruiti per lui. Credo che Barovsky abbia gli altri tre e il gas. L'obiettivo? Finché non cracchiamo il modulo di guida del drone recuperato, non lo sapremo. Questo presumendo che i quattro droni abbiano lo stesso obiettivo. Sì, esatto, sì. Ho riletto il profilo di Barovsky. C'è un nome. Sergei Orlov. Era il capo di Barovsky. Lo conosceva. Venne incaricato di assassinare Barovsky. Orlov, suo capo e amico, firmò la sua condanna a morte. Dopodiché ha fatto una carriera brillante. Infatti, due mesi fa è stato nominato nuovo ministro degli interni. In corsa per diventare primo ministro. Presidente, se sa muoversi bene. Non ringraziare. Amico. Io ero tuo amico. Un vero amico doveva lasciare eseguire la tua condanna? Metterti una pallottola in testa? Ti ho lasciato vivere. Quindi Orlov non uccide l'amico, lo nasconde e gli rimane fedele. E ora uscirai magicamente da questo esilio. Gli inglesi hanno puntato un impianto chimico in Iran. Vogliamo che falliscano. Per farlo ci serve aiuto. Forse porterà qualcosa di buono in futuro. Trovare soldati inglesi morti sul suolo iraniano sarebbe un colpo politico per Mosca. I soldi per finanziare l'operazione sono nella mia auto. Lascia il gas nel sito. Deve fare notizia. Però è scomparso 3 settimane fa. Gli anni passano. Barovsky aspetta il momento più giusto. Per vendicarsi. Poi si mette in proprio e prende il gas per usarlo. Andiamo, Stratton. Smetta di girarci intorno. Perché non me lo chiede? Molte parti del suo profilo sono riservate. Ho cercato di ricostruirle con altre fonti, ho fatto delle ipotesi. C'è un nome ricorrente. Ero un agente alle prime armi, quando i miei superiori mi chiesero di unirmi all'operazione per screditare Barovsky. Andai al Cairo, mi misi in contatto con lui e lo convinsi che avrei tradito. Per 5 mesi gli ho dato false informazioni sui servizi, mentre lui mi controllava per cercare di capire se mentivo. Siamo diventati amanti. Credo di averlo sedotto conquistando la sua fiducia. E poi, secondo gli ordini, l'ho incastrato per doppio gioco. Sono informazioni riservate. Vuole colpire il suo vecchio capo? Forse potrei ancora amarlo. Ho lavorato con lui dall'interno. Stratton, lei è il mio agente migliore. Scoprirà qual è delle due. Che cosa fai? Immagino che dopo Roma verrò esonerato. Mi stavo solo avvantaggiando. Sei sotto il mio comando fino a nuovo ordine. Senti, mi hai dato un'occasione e ho fallito. Ho messo a rischio te e la squadra e sono morte troppe persone. Sono sorpreso di non essere stato incriminato. Andiamo. Scusa? Andiamo. È qui. Senti, non ho capito perché vuoi ricostruire il motore di una barca che probabilmente andrà in pezzi per le vibrazioni appena lo metti in moto. Perché è naturale che una barca navighi. Ah, lui è il nuovo Yankee. Ecco, lui è Ross. È un piacere, signore.
Chiamami signore quando sarò baronetto. Dicono che accadrà a giorni. Sai qualcosa della vita sull'acqua? È anche un Navy Seal. Gli ho chiesto se sa qualcosa della vita sull'acqua. Che mi importa se lui sa stare sotto l'acqua? Per tutta la vita l'ho evitato. Non ne capisco il fascino. Beh, ecco, i miei hanno 10 metri nel porto di Manteo. Da piccolo ci passavo tutta l'estate. Oh, accidenti, sono colpito. Un 10 metri hai detto, sì? Era anche arredata, eh? Tendine, color azzurro e avorio, con un tema nautico scelto dalla mamma. Una bella barchetta per tutta la famiglia, eh? Sì. Beh, scusami, ma io odio la via, Rose. Da qua. Ti adoro. Grazie. Alla regina. Alla regina. Sai, ricordo benissimo quando ho conosciuto quel giovane merluzzo. Non aveva più di 9 anni. Stava sempre vicino alla chiusa. Un giorno ho provato pietà per lui, perché avevo bisogno di una zavorra. I suoi sono morti quando era piccolo e l'hanno messo in un istituto a Londra. Gli avevano trovato una famiglia a cui affidarlo, ma in realtà è cresciuto qua giù, tra le barche, con questo relitto umano. La mia terza moglie, una vera puttana di Mumbai, lo ha preso subito in simpatia. Io pensavo che fosse un ragazzino troppo speciale per questa vita e l'ho messo a lavorare, a pulire tutto il pesce. Volevo scoraggiarlo, ma lui lo adorava. Cos'altro gli piaceva? Beh, tutto. Soprattutto il mare. Svegliarmi prima del sole con un freddo tremendo, così bardato che non mi muovevo. Mi piacevano i vecchi marinai, le battutacce. Sono quelle persone di cui puoi sempre fidarti. Vuoi? Grazie. Sphinx. Eccomi. Abbiamo iniziato a decifrare il modulo e i numeri potrebbero essere le coordinate di altitudine e direzione. Ma non quelle del GPS. No, purtroppo ancora no. Ma conosciamo lo schema di volo di questo drone. Ed è probabile che gli altri tre abbiano moduli simili. Abbiamo gli schemi di volo, ma non latitudine e longitudine degli obiettivi. E senza queste coordinate specifiche non possiamo sapere da dove verranno lanciati. Possiamo distinguere un corso d'acqua qui, ma è tutto. Non c'è altro. Avete provato a ingrandire l'immagine? Così siamo già al massimo. L'abbiamo confrontata con città italiane, quelle con un fiume come Roma o Firenze, ma nessuna corrisponde, quindi è probabile... Klebarovski si stia spostando. Così veloce? Allora forse sa di noi. Ha i 3 droni e i dispositivi. E tutto il tempo per trasportarli fuori dall'Italia. La strage compiuta in Ucraina è un'affermazione. Dopo tutti questi anni vuole vendicarsi e dice ai russi: posso distruggervi. L'immagine potrebbe essere Mosca. Voglio condividerla con i russi e chiedere il loro aiuto. Cummings, ricevuto il via libera da Downing Street e da Washington, se ne occuperà lei. Sì, certo. Speriamo che non sia troppo lontano. Agente Cummings, lei sarà scioccato, come è normale che sia. Il suo referente Orloff è morto e ora è lei la mia talpa, il mio traditore dell'MI6. Nel caso non capisca il pericolo che corre, ho fatto un duplicato di questo documento e sono pronto a spedirlo al suo superiore, Gisela Sumner. Il suo compito è restituirmi il dispositivo che i suoi colleghi mi hanno rubato a Roma. Contiene un segreto che loro non devono scoprire.
Più a lungo resterà nella sua agenzia, più alto sarà il rischio per la mia missione. Io avrò la mia vendetta. E se lei farà come le dirò, potrei lasciarla vivere. Ci sono messaggi? Sulla sua scrivania. Grazie. Buongiorno. Posso? Ah, Cummings. Il primo ministro e Washington si confronteranno sulle indagini svolte col Cremlino. Io e lei coordineremo. Certo, sono a disposizione. Ma penso di aver trovato quello che stava cercando. Mi dia più dettagli, Cummings. Riguarda la condivisione di informazioni con Mosca e la nostra collaborazione. So che è una sua preoccupazione, quindi ho trovato questo. È un giornalista americano che è stato rapito in Cecenia ormai quasi un anno fa. Thomas Miller. Sì. Credo che Mosca abbia negato di sapere dove sia prigioniero. E ovviamente non ha senso. Sono d'accordo. Ottenerne il rilascio in cambio di informazioni ci metterebbe in buona luce con gli americani. E forse cancellerebbe parte dell'imbarazzo per il disastro in Iran, signora. Lo considererei restituire un sequestrato alla sua famiglia, ma farei un tentativo. Grazie, Cummings. Grazie a lei. C'è scritto che Miller pesava 81 kg prima di essere rapito dai ceceni. Scommetto che ne ha persi tipo 8 o 9 durante la prigionia. All'ambasciata lo aspetta un medico e del cibo. Lo rimetteranno a nuovo. Ecco Miller, finalmente. Ma che sta succedendo? Avete sparato? Ma che cazzo? Shaolin. Credo che quel Kung Fu non sia servito a molto. No, non potete farlo, no, no! Spirito di collaborazione. Sei Stratton, vero? Sono Pavel Borodin, lui è l'agente Volkov. Sono più interessato al signor Miller, se non ti dispiace. Ma certo, capisco. Hai il modulo? Sta un po' peggio del previsto. Quei bastardi ceceni gli avranno voluto rovinare il ritorno a casa. Quindi niente foto. Signor Miller, lei è Thomas Miller? Di Indianapolis, nell'Indiana? La rimetteremo a nuovo in ambasciata. I rapitori le hanno fatto questo? Sì, ma sto bene. Il modulo del controllo del drone e i documenti su Gregor Barovsky. È un uomo pericoloso, ma lo fermeremo. Ora! L'operazione è andata a puttane. Come ha fatto Barovsky a organizzare tutto questo? Non ne sono certo, ma ho un'idea. Aghi, dammi Sumner su una linea sicura. Stiamo tornando. Vorrei ascoltare il suo pensiero, sergente. Prima di tutto c'è l'imboscata a Ashtabandi. Mi sembra chiaro che Barovsky sapeva del nostro arrivo. E secondo, lo scambio di ieri con i presunti agenti russi. Qualcuno l'ha avvisato. Erano due missioni top secret di massimo livello. L'unico oltre a noi che le conosceva entrambe è l'agente Cummings. E a conferma di questa ipotesi sul modulo del drone, è stato sempre Cummings a sospendere la ricerca in quell'area. La prima volta è stato ucciso Marty. E ieri siamo stati fortunati. Devo sottolineare quanto siano serie queste accuse? Di cosa parliamo, Stratton?
Sappiamo che Barovsky è in possesso di 4 diffusori, ma ha solo 3 droni. La sua operazione di ieri ha significato tempo e sforzi, un impegno piuttosto grande per... Un modulo che non gli serve più. In apparenza, sì. Se un uomo come lui cerca di impedirci di darlo ai russi, deve avere un valore che non capiamo. Tornate a lavorare sul modulo. Fatelo a pezzi. Trovate quello che ci manca. Abbiamo già iniziato. Stiamo caricando tutto il materiale. Io mi occupo dell'agente Cummings. Cummings è sparito. I video di sicurezza lo mostrano mentre scappa e ha il cellulare spento. Sarà andato da Barovsky. Barovsky e i droni devono restare la priorità. Sì, signora. Aki, guarda qui. Sono longitudine e latitudine. Sono soltanto ruotate. Sono invertite. L'ha trovato. Ci dà l'obiettivo. Oh mio Dio, Londra. Passami Sumner. Sono moduli di comando preprogrammati. Una volta lanciato uno, non serve guida umana. Quindi, quando Barovsky lancia il primo drone, può sparire immediatamente. Ha sempre puntato a Londra. Foce del Tamigi o qualcosa. La guardia costiera ha contattato una nave da trasporto perché ha spento il segnale di localizzazione. Sono saliti a bordo? No, il capitano ha provveduto subito, accusando un temporaneo problema elettrico, ma è stata comunque inviata un'unità. MV Buffy Strait, di base ad Amsterdam. Localizzala e informa lo Special Boat Service. Sembra che abbia il permesso di attraccare a Canary Wharf, a East London. Mandiamo rinforzi. Manda le unità più vicine, falle coordinare con Stratton. Qui Delfino 1, attendete ordini. Delfino 2, confermate assalto nave da babordo. Delfino 1 e 3, nostra priorità è occuparci dei 3 droni con arma biochimica. Impedire a Raggi X di lasciare area nave con droni armati. Qualunque danno a involucri droni causerà rilascio gas. Se succede, devono essere distrutti con vostro esplosivo Low-It. È l'unico modo per neutralizzare l'agente biochimico. Vedo 2 droni, uno sul molo, l'altro sulla gru. Primo raggio X abbattuto. Andiamo via! Muoviamoci! Altri 2 raggi X abbattuti a babordo. Fai in fretta! Vai! Barovsky! Ce l'ho in vista! Mitragliere raggi X abbattuto!
Porta su! Accelera! Bastarda! Il ponte si sta chiudendo! Troppo tardi! Non ho visuale su Barovsky! C'è il drone in mezzo! Ponte del cazzo! Barovsky ci è sfuggito! Zero, voglio subito un veicolo al Molo Surrey. Continuiamo a cercarlo via terra. Tutti i veicoli convergano al posto. Ci sono dei feriti. Terroristi sono stati neutralizzati. Resta un'imbarcazione in fuga. Andiamo. Come va, tesoro? Parti, avanti. Lo sai che Barovsky è finito. Finché puoi dovresti scappare. Aggie, ascolta bene. Non volevo arrivare a questo. Non doveva andare in questo modo. Non era questo il mio piano, ok? Devi fidarti di me. Tu devi credermi. Lo sai, c'è abbastanza posto per te, Barovsky, all'inferno. La prossima a sinistra. Gira la prossima a sinistra, là. Perlomeno abbiamo preso due droni. Aghi! C'è ancora tempo. Puoi aiutarci a trovare il drone? Fai silenzio, ti prego. Barovsky mi ha imbrogliato e ricattato. Neanche Orlov dei servizi russi ha capito cosa stava scatenando con lui. Non sarebbe dovuta finire così. Non sono d'accordo con il piano di Barovsky. Allora non farlo. Nessuno ti obbliga. Sì, invece. Vedi quella porta? C'è quello che cerchi. Ah, Aggie. Non vorrei proprio farlo. Che cos'è? Che posto è questo? Questo è la soluzione. Aghi! Sono qui. Aghi! Stai bene? Aghi, Michelle, stai bene? Cummings è morto. Voleva mostrarmi qualcosa. Cazzo! Vai, vai, vai! Sono in una rimessa per autobus fuori da Camden Street. Spinks, localizza il cellulare di Aggie. È a Canal Street. L'ho trovata. La rimessa di Canal Street. Quattro uomini.
E Barovsky? Qualunque cosa riconosci. Edifici, monumenti. Forza, Aghi, dacci qualcosa. Trafalgar Square, colonna di Nelson. Ah, è pieno di autobus. Aspetta, ho un'idea. Guarda se riesci a vedere il mio flash. Spinks! Quanto è vicino l'autobus? È vicino, il segnale è sopra il vostro. Eccola lì, l'autobus numero 9, là in fondo. Ok, trovato, lo seguiamo. Aghi, ti abbiamo vista. Sphinx, li seguiamo nel parco. Invio unità, tempo stimato 4 minuti. Questo è il posto migliore per colpirlo. Qui c'è meno gente. Siete autorizzati all'ingaggio. Attacchiamo! Ah!
Armano 5, passo. Nessuna risposta. Oh. Ripeto, nessun contatto. Unità a 2 minuti. Ripeto, a 2 minuti. Dove stai andando? 3 settimane di pace. Che per me vuol dire il mio divano, un bel libro e il tè. Mi sembra un programma straordinario. Io ho chiuso. Non ce l'avremmo mai fatta senza di te. Grazie, John. Beh, nelle prossime settimane, mentre ti riposi sul divano, potresti desiderare una cena o qualcosa di più forte del tè. Se succede, ricordati cosa mi ha detto un uomo saggio su Napoleone. Che ha detto? Andare e vedere che succede. Dove ti mandano adesso? Beh, pensavo di rimanere qui per un po' di tempo. Mi piace il clima. E poi, se mi rimandassero a casa, mi metterei soltanto nei guai. No, per carità. Sai, avevi ragione. Su cosa? Su Marty. Aver eliminato Barovsky non è abbastanza.
No. Non sarà mai abbastanza. Però... sei stato in gamba. Muovetevi voi due, dobbiamo andare a pesca!